In questa parte di Polifemo intendo così analizzare il voto di queste politiche facendo appunto compiendo un'analisi e a livello nazionale e a livello locale. Devo dire che il vero vincitore è la rabbia. Una rabbia che si è manifestata in questo modo, attraverso il voto alla Lega Nord nei comuni appunto del Nord e del Centro Nord e poi un plebiscito al Sud e nelle isole per il Movimento 5 Stelle. Tanta rabbia, tante promesse, era inevitabile che fosse così perché i partiti tradizionali, le coalizioni, il centrodestra e il centrosinistra, evidentemente non hanno saputo toccare, come dire, le corde dei votanti. Per ora aspettiamo al varco, per così dire, chi ha fatto tante belle promesse. Intanto emerge un dato, la ingovernabilità, perché questo sistema elettorale, il Rosatellum, fa schifo tanto quanto il Porcellum. La verità è un'altra, è che evidentemente si voleva un sistema amorfo, un sistema che non indicasse, non designasse un vincitore ed un vinto per poter fare tutte le alchimie politiche, per poter fare i vari giochi e giochetti, gli inciuci, per far sì che tutti potessero accomodarsi alla tavola bella imbandita, la tavola della spartizione delle poltrone. Ma andiamo così per schieramenti. Intanto un fallimento rappresentato dal centrosinistra e in particolar modo dal PD. Un PD che arriva su scala nazionale al 19% non esiste. È una sconfitta netta alla presunzione, all'arroganza di Renzi. Bene ha fatto a farsi da parte, così pare. Poi non sappiamo dietro le dimissioni se, chissà, magari ci sono altri giochi e giochetti. Uno entra, Renzi esce dalla porta e rientra dalla finestra, chissà. Fatto sta, il vero sconfitto è Matteo Renzi, ma è sconfitto tutto il PD, perché le lacerazioni profonde nel partito ovviamente non potevano non sortire questo risultato. E altro sconfitto, andando a restringere il discorso alla realtà della Regione Puglia, è Emiliano, perché il PD in Puglia ha raccolto un dato elettorale inferiore al 5% rispetto alla media nazionale. Quindi Emiliano non può venirci a dire: con la mia gestione, con il mio modo di fare politica si raccolgono consensi. Il PD ha perso e forse un briciolo di dignità, come spero che spero abbiano, li indurrà a non accettare di entrare nel governo, perché significherebbe davvero ribaltare un esito elettorale, significherebbe voler dire che chi perde diventa vincitore. Ma d'altronde la composizione della coalizione del centrosinistra era pressoché nulla, usando un latinismo dovremmo dire tanquam non esset, erano piccoli cespugli che non hanno prodotto niente. Mi viene solo da ridere al pensiero dei popolari con la Lorenzin, lo stesso tentativo di più Europa con Emma Bonino di strappare qualcosa e non è arrivata neanche al 3%, insomma era ben poca cosa. È il risultato dell'intera coalizione del centro-sinistra, è molto ma molto significativo, forse a memoria d'uomo è il più basso che potesse raggiungersi. Altra figura penosa è quella di Leu, parliamo di percentuali intorno al 4%, ma stiamo parlando veramente di qualcosa di
così, si è capito che l'EU era nata come forza finalizzata solamente a far perdere il PD, a far perdere Matteo Renzi, quindi non aveva una sua ragion d'essere, lo scopo era quello di mettere, mettere lo sgambetto a Renzi. Alla fine centrosinistra e la sinistra italiana hanno svolto un po' il ruolo dei capponi di manzoniana memoria, i capponi di Renzo che si beccavano tra loro, e uno ha fatto perdere l'altro, ma neanche, perché a prescindere da l'EU, liberi e uguali, la sconfitta del PD era già clamorosa e l'EU non è che è andata a prendere i voti del PD. I voti, diciamo, del PD si sono divisi in questo modo al nord alla Lega e al sud al Movimento 5 Stelle. Questo per quanto riguarda la sinistra. Per quanto riguarda il centrodestra, abbiamo visto, in particolar modo con riferimento a Forza Italia, che diventa la seconda forza dopo appunto la Lega, quindi il sorpasso della Lega, Forza Italia ha ottenuto un risultato al di sotto delle aspettative. La verità è che Berlusconi ha stancato, questa è la realtà, è superato, ha fatto il suo tempo e quindi si è verificato il sopravvento della Lega di Salvini. Certo, non sarà facile per la Lega governare, perché la figura di Salvini a livello europeo non è ben vista, passa per un estremista, per cui fare governi con lui è un po' difficilotto. Vedremo cosa farà Mattarella. La Lega però, che ha rinnegato poi la sua origine, perché la Lega Nord era nata come forma secessionista, la Lega Nord in tantissime occasioni si è macchiata di razzismo, di antimeridionalismo, ora riesce ad ottenere risultati. Pensate un po', prende un seggio, mi pare, a Reggio Calabria, prende 3 seggi in Puglia, pensate un po', una Lega che schifava i meridionali. Vabbè, vedremo se riuscirà a governare. E poi andiamo al Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che ha avuto l'intelligenza di raccogliere il malcontento popolare, ma in un modo molto, si sono comportati da illusionisti, da vannamarchi della politica, non nel senso dell'onestà, ma nel senso delle promesse di marinaio, delle favole, delle puttanate a 5 Stelle che sono state propinate all'elettorato. Perché vedete, io voglio parlare con le cifre alla mano e vedere un po' quello che dicono i 5 Stelle. Scorro così, cerco di scorrere alcuni dati, sinceramente rimango a dir poco esterrefatto. Vediamo appunto. Parliamo del reddito di cittadinanza. Si dice sì, in vari paesi europei esiste ed è giusto che ci sia, ma in Italia, pensando che non ci sono soldi per pagare chi lavora, figuriamoci un po' se, udite udite, 700 euro al mese a persona singola, 1170 euro al mese per una coppia di coniugi, 1350 euro al mese per una coppia con un figlio sotto i 14 anni e 1610 euro al mese ad una coppia con due figli sotto i 14 anni. Mi sembrano favole. Valido per disoccupati, pensionati e lavoratori. Chi lavora e guadagna meno avrà la differenza dallo Stato. Luigi Di Maio, Premier. Ditemi voi se queste sono favole, ditemi voi se queste sono, passatemi l'espressione, puttanate. E in questo modo si è carpita la buona fede dell'elettore. L'elettore disperato, soprattutto il Sud, ha voluto premiare i 5 Stelle, che risultano il primo partito in Italia.
mentre prima coalizione è il centrodestra e la leadership è al Movimento 5 Stelle. Un sistema strambo, un Di Maio che ha rinnegato se stesso, il Di Maio che non avrebbe fatto alleanze con nessuno, i 5 Stelle che erano duri e puri, i 5 Stelle che non accoglievano neanche le liste civiche pulite, neanche quelle, i 5 Stelle che dovevano uscire dall'euro. Questi sono quelli che ora vanno a mercanteggiare per le poltrone. E Di Maio ha detto: beh, dovete fare i conti con noi, siamo la prima forza politica, stiamo lì, ci confronteremo con il centrodestra, con il centrosinistra. Tanto l'obiettivo di Di Maio è quello di andare a governare. Per non parlare poi dei precedenti scandali relativi ai rimborsi, alle mancate restituzioni da parte dei 5 Stelle, per non parlare poi di un sistema di candidature stranissimo relativamente alla scelta dei candidati, con regole che cambiavano cammin facendo. Ricordate il principio uno vale uno? Ricordate le primarie, le comunali a livello amministrativo, le parlamentari? Ebbene, le parlamentarie il criterio delle parlamentarie valeva solo appunto per il plurinominale, e all'uninominale è stato candidato così, candidati che arrivavano magari per segnalazione, per amicizia o per un intuito, così, e candidati ed eletti. Ma assurdo. In Sicilia, con il boom che ha ottenuto il Movimento 5 Stelle, risultano più i seggi da assegnare dei candidati, con le varie opzioni, essendo i candidati presenti in più regioni, in più listini e quant'altro, uninominale, plurinominale. Insomma, in Sicilia ci sono più seggi che candidati. Ditemi voi, Movimento 5 Stelle, persone per bene, oneste, per carità, però io mi pongo questa domanda: perché si diceva la Sicilia è condizionata dalla mafia quando vinceva il centrodestra? Per me era sbagliato, era assurdo dire una cosa del genere, però i 5 Stelle lo dicevano. Ora che hanno vinto loro, cosa dovremmo dire? Il contrario? Che il voto in Sicilia verso i 5 Stelle è condizionato dalla mafia? Assolutamente no, ho detto, sono persone per bene. Però allora perché dovete criticare gli altri quando comunque hanno il consenso popolare? È un movimento strano, ora vedremo cosa farà, perché, e andando alla considerazione locale, spostiamo il discorso dal piano nazionale a quello locale, notiamo che i 5 Stelle ora hanno 5 parlamentari, perché hanno eletto Rosalba De Giorgi alla Camera, hanno eletto Cassese anche alla Camera, Turco al Senato, e poi dal plurinominale sono emersi Ermellino e Vianello, 5 deputati, 5. Molti di loro non avrebbero mai immaginato di diventare parlamentari, sembra quasi il gratta e vinci e la vittoria così, arrivata molte volte per caso, ma tutto lecito, per carità. Ma ora, ricordate quando i 5 Stelle sbandieravano ai 420 il discorso che doveva essere chiusa l'Ilva? Io sono il primo favorevole alla chiusura dell'Ilva, però poi viene Di Maio a Taranto e dice, non pronuncia la parola chiusura dell'Ilva, ma incomincia a dire ambientalizzazione, bonifiche, l'Ilva deve continuare a produrre, rimangiandosi quello che aveva detto. È coerenza questa? Punto interrogativo. Vedremo cosa faranno i parlamentari, ne abbiamo 5 a Taranto. Se si dovessero mantenere le promesse, l'Ilva dovrebbe chiudere domani mattina con 5 Stelle, no? Vedremo il reddito di cittadinanza, che è una bufala grande quanto una casa. Ma io dico, è giusto che governino.
vediamo, può darsi anche che miracolosamente i soldi escano dal pozzo di San Patrizio, chi lo sa, facciamoli governare. Anzi, sapete cosa dico? Che il miglior modo per battere queste follie, queste chiacchiere, queste puttanate, è proprio quello di far governare i 5 Stelle. Facciamoli governare. Falliranno, come hanno fallito nelle città in cui hanno governato e stanno governando. Penso a Roma, penso a Torino. Come mai a Roma e a Torino il risultato è stato mediocre, il risultato delle politiche? Se avessero amministrato bene quelle città, sicuramente avrebbero avuto un'ottima resa in cabina elettorale per le politiche. Così non è stato. Non sanno governare. I 5 Stelle, la maggior parte di essi, sono boy scout, così, che si inventano un mestiere, quello di fare il politico. Gente che non aveva neanche lavorato finora, ci sono illustri disoccupati che ora si trovano 15.000 euro al mese. Se la vi. Andando poi al centrodestra, devo dire che per quanto riguarda il discorso locale, hanno perso tutti gli uninominali, è scattata solo la signora Vincenza Giuliana Labriola, ex 5 Stelle, poi passata in Forza Italia, è misteriosamente messa in una posizione altissima del listino proporzionale alla Camera e ovviamente eletta. La Labriola che aveva sparato a zero su Berlusconi quando Berlusconi decade da senatore, dicendo Berlusconi esercitava un discorso di mercimonio sulle donne, ora diventa berlusconiana. È la vita, che vi devo dire. Fatto sta che a Taranto veramente il centrodestra non esiste. Ci sono delle responsabilità della segreteria provinciale che ha accettato passivamente le decisioni del patron Vitali. Patron Vitali che ha perso coordinatore regionale, il centrodestra ha perso tutti i collegi uninominali della Puglia, però Vitali si considera vincitore perché ha portato Forza Italia al 20%. Per me dovrebbe essere cacciato politicamente parlando a calci nel sedere il signor Vitali, però che se ne frega lui, nell'uninominale ha perso, era nel listino al primo posto ed è stato eletto. Che se ne frega Vitali, era al Senato, comodamente eletto. Forza Italia a Taranto non esiste, già non esisteva, ma ora proprio è scomparsa completamente. Idem dicasi per il centrosinistra, in particolar modo per il PD. Elegge un solo deputato che non è neanche tarantino. Nel collegio plurinominale della Camera viene messo al primo posto per quanto riguarda anche l'area di Taranto, viene messo al primo posto tale Ubaldo Pagano, segretario provinciale del PD di Bari, viene messo appunto in un collegio in cui c'è una porzione del suo comune di appartenenza, ma è un collegio plurinominale che è tutto tarantino, ma si mette ovviamente nel territorio tarantino un altro barese e il barese viene eletto. E per i tarantini non c'è spazio, il PD non avrà un deputato tarantino, ditemi voi. Poi assistiamo agli scontri, abbiamo detto degli scontri tra Renzi ed Emiliano, ora si assiste anche alla spaccatura tra Emiliano e, cioè, meglio, il sindaco Melucci prende le distanze da Emiliano. Insomma, alla fine noi potremmo dire che nel territorio ionico vale questo brocardo latino: divide et impera, dividi e governa e comanda e riesce ad avere la meglio sugli altri, perché poi tutte queste divisioni all'interno del centro-sinistra, all'interno del centro-destra, all'interno anche di Forza Italia ti producono una situazione tale che vincono gli estremismi, le forze estreme vincono nella fattispecie del Sud i 5 Stelle. La Lega che prende voti in Puglia, lo abbiamo detto,
altra forma di protesta, perché evidentemente Forza Italia tradizionale non soddisfa più di tanto, a tal punto che chi non vota 5 Stelle e si sente di centrodestra vota la Lega. Morale della favola, lo ripeto, noi abbiamo 6 deputati tarantini, 6 parlamentari tarantini, 5 più 1, appunto 5 5 Stelle più 1 appunto che è la Labriola di Forza Italia, poi c'è un'altra tarantina, una certa Ilenia o Ilenja Lucaselli, eletta in Fratelli d'Italia, in Emilia Romagna, quella stessa Lucaselli che si candidò al Comune di Taranto e prese 4 voti, Ilenia Lucaselli che era candidata, che si candidò anche nel PD. Boh, voi ci capite qualcosa? Io no. Ora Ilenia Lucaselli è Fratelli d'Italia. Ma cosa volete che vi dica? Però lei dice di essere tarantina, cioè è tarantina, però una tarantina che si candida in Emilia, si candida in Sicilia, ma non a Taranto. Vabbè, insomma, per capirci, siamo messi molto male a Taranto, molto ma molto male. Aspettiamo i 5 Stelle, li aspetto in grande. Voglio sentire le loro chiacchiere, che fine faranno. Ora si parla di vari inciuci. I 5 Stelle con chi governeranno? Col PD? Difficile, perché il PD non ne vuol sapere. La Lega? Ma Salvini vuole la leadership, vuole lui essere il candidato premier e non Di Maio? Vedremo, governo tecnico, governo istituzionale in cui entreranno tutti? Ma, sapete che vi dico e concludo? Che forse rimpiango la vecchia partitocrazia, la vecchia DC, il vecchio PSI, perché almeno esisteva un cursus honorum, esisteva una carriera, si partiva da consigliere circoscrizionale e diventavi parlamentare e dovevi andarti a prendere, parlo dei vari collegi, i voti, sudarti i voti comune per comune nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce, perché quello era il collegio. Oggi invece tu sei una velina, tu sei così, una persona di sport, di spettacolo, piaci e vieni messa, e vieni candidata e vieni eletta, un po' come faceva Berlusconi, no? Il sistema delle veline è stato anche copiato dai 5 Stelle. Ah, un'ultima chiusa, giusto per precisare. In campagna elettorale io sono stato molto duro con la signora Rosalba De Giorgi, eletta onorevole, eletta deputato, giornalista, ma io dico massimo rispetto per Rosalba De Giorgi, che è una persona per bene, nulla da dire, ma da giornalista non ricordo che abbia mai fatto un'inchiesta giornalistica. Sento parlare del suo impegno ambientalista, io sicuramente non lo ricordo, perché le sue interviste erano normali, erano anzi piuttosto morbide. Quando mai Rosalba De Giorgi ha preso di petto l'Ilva, i Riva, come ho fatto io, al punto tale da essere licenziato? Cara Rosalba De Giorgi, vorrei questa risposta da te, così come vorrei capire perché non ti sei mai presentata ai dibattiti televisivi, forse non sapevi cosa dire. Governa Rosalba De Giorgi. E beh, dovrai anche tu dare risposte per il reddito di cittadinanza. Oggi già Di Maio dice sì, è vero, però si devono organizzare i centri per l'impiego, ci vorranno alcuni anni. E così ora si fa la promessa del reddito di cittadinanza, si viene eletti, si dice che ci vorranno anni per realizzarlo e arriveremo alle prossime elezioni con un'altra presa per il culo in cui si dirà ecco, vi daremo il reddito di cittadinanza, e intanto i 5 Stelle saranno stati al potere per altri 5 anni. Questa è l'Italia, che vi piaccia o no. Auguri, parlamentari
pentastellati, molto simili a Pinocchio. Ricordate Pinocchio e Lucignolo? Ci siamo, dal Pinocchio Renzi al Pinocchio Di Maio.